La questione delle marocchinate è una pagina storica che purtroppo è poco conosciuta. Sono passati ben più di 70 anni, siamo a 72 anni dal 1944, la ricorrenza cadrà tra il 15 e il 25 maggio a seconda delle zone colpite, quando gli irregolari Goumier, al seguito della quinta armata francese del generale Juin, irruppero nell'area del Basso Lazio per cercare di sfondare la linea Gustaf. 50 ore in cui queste persone fanno di tutto, razziano, stuprano, saccheggiano e tantissime, si calcola 20.000 donne in totale, hanno subito questi stupri, stupri di gruppo, stupri di guerra, degli abomini veri e propri ai quali poi sono seguite delle ondate, delle pandemie anche per le malattie venere che loro portavano e tutta una serie di problemi locali e sociali che conosciamo. Il problema delle marocchinate fu sollevato da un'unica deputata, da Maria Maddalena Rossi del PC, fondatrice dell'UDI, ma alla Camera dei Deputati non venne ascoltata. Maria Maddalena fu relegata da una parte e fatta discutere alle 21 perché non era un argomento, diciamo, del quale si poteva parlare di giorno, secondo la morale. Una delle cose più soddisfacenti che mi ha portato la pubblicazione del libro è stato poterlo presentare prima alla Biblioteca della Camera e qui poi nell'Università di Roma, Roma 3, perché dico questo, come se queste donne con la loro dignità entrassero qui e andassero a raccontare le loro storie. In realtà io ho fatto una raccolta di testimonianze lunga 12 anni. Avrei potuto scrivere veramente un'enciclopedia per quante ne ho sentite e per quanto sono state notevolmente dolorose queste storie, però ho voluto tirare fuori e pubblicare quelle che secondo me, a mio parere perlomeno, sono le più importanti. Quindi si parla di donne che hanno subito lo stupro, che si sono dovute ricostruire una vita all'estero perché era così, ma anche di assalti ai conventi. Non ci dimentichiamo che la Chiesa ha sempre negato tutto questo e sono riuscita, dopo diverse peripezie, a raccogliere la testimonianza autentica di una suora alla quale ho cambiato il nome e mi ero presa l'impegno con la curia affinché questo succedesse, però l'ho voluta portare a conoscenza di tutti perché non si deve nascondere e soprattutto si deve ricordare. La cosa importante è questa.